mister Massimo Iofarino di Coepi Live. C'è naturalmente amarezza da parte sua della sua squadra perché avete assaporato il gusto della vittoria. Cosa è mancato nella gestione dei primi minuti finali? Soprattutto complimenti perché avete imbrigliato, imbavagliato la prima che ha creato davvero pochi pericoli. Grazie per i complimenti che trasferirono alla squadra. Abbiamo fatto, secondo me abbiamo gestito male per inesperienza la parte finale del recupero. Ci siamo trovati in vantaggio alla fine e la gestione secondo me è stata di inesperienza. Abbiamo fatto, secondo me, siamo partiti bene, poi dopo abbiamo sbagliato qualche palla in uscita e l'Avellino ha preso coraggio. Abbiamo fatto una buona fase di non possesso il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo portato delle modifiche che difendevamo a tre davanti, abbiamo alzato Vitale e abbiamo, diciamo, arginato un pochettino la loro fonte di gioco. Però abbiamo fatto una buona prestazione, secondo me. Il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Certo che andare in vantaggio al 90° contro una squadra come l'Avellino e pareggiarla rimane un po' di amaro in bocca, ma dobbiamo prendere quello che ho detto ai ragazzi a fine partita. Subito dopo la partita ho detto dobbiamo prendere cose positive di questa gara, che è lo spirito battagliero di questi ragazzi che se la giocano con qualsiasi squadra. Secondo me il primo tempo abbiamo concesso a loro, soprattutto a sinistra loro con Liotti, di venire su e di mettere la palla con un giocatore che è abbastanza strutturato come Vano, quindi ci siamo preoccupati un attimino. Il primo tempo l'abbiamo fatto poco, siamo andati poco sopra. Ripeto, i primi 15-20 minuti siamo partiti bene, abbiamo anche sviluppato bene, abbiamo giocato. Poi dopo c'è come se fosse stato un blackout, come se ci fossimo consegnati a loro. E quindi loro ci mettevano questa palla lunga e lì siamo andati a livello, non di paura, ma cercavamo di contrapporci a questa giocata che loro, avendo un giocatore molto strutturato, e quindi abbiamo avuto. Secondo tempo, secondo me, siamo andati alti di nuovo e abbiamo fatto una buona prestazione. Sì. La cosa secondo me positiva che bisogna andare a sottolineare è che questa squadra a un certo punto abbiamo tolto difensori, ci siamo messi 4-3-3, abbiamo giocato con tre attaccanti, quindi questo tipo di mentalità è quello che voglio da questa squadra. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera qua e cercare di essere un po' più alti perché di portare pressione alta, però vi assicuro che giocare contro una squadra come l'Avellino, che sono dei buoni palleggiatori, non è sempre semplice perché anche quel che abbiamo preso, io ci sono rimasto malissimo perché ci avevamo fatto la bocca nella vittoria, no? Però dobbiamo dare anche meriti all'attaccante loro che ha fatto un grande movimento alle spalle, si è defilato bene e è stato messo una grande palla, se non mi sbaglio, da ausilio. Quindi anche i meriti agli avversari vanno riconosciuti.